Vi ringrazio della pazienza e della cortesia con cui vorrete ascoltare questo saluto. Purtroppo, non posso essere presente con voi in questa sala, sempre bellissima, e per un'occasione certamente importante. Mi scuso per questa assenza e cerco di rimediare come posso, con l'aiuto degli amici della grande organizzazione che vi porta qui e porta sia pure sullo schermo qui anche me. L'occasione è importante, voi lo sapete, vorrei che ne fossimo tutti consapevoli. È importante che questa grande rete delle Proloco si attivi per aiutare quanti testimoniano della persistente vitalità dei nostri dialetti. È stato un luogo comune in alcuni anni che i dialetti fossero scomparsi. Non è così, è scomparso l'uso esclusivo del dialetto, è scomparsa la difficoltà di grandi quantità di nostri concittadini di parlare italiano, per cui il dialetto era non una scelta, ma l'obbligo, l'unico strumento che si offriva, specialmente nella lingua parlata. E questo è sparito, più o meno bene, più o meno brillantemente, l'italiano lo parliamo ormai, se non al 100%, certo al 94-95% della popolazione, ma accanto all'italiano, per molti di noi il dialetto è una realtà presente. È presente non solo nella vita spicciola quotidiana, soprattutto, o tra le mura di casa, soprattutto, ma è presente anche come strumento espressivo a cui affidare le nostre capacità creative, i nostri ricordi, le nostre emozioni. In breve, è presente anche come canale, come strumento, anche come materia con cui costruire poesia.